Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vi porterò nel mondo della costruzione di un fantastico diorama, un castello in stile fantasy gotico. Sarà un'avventura piena di creatività e dettagli mozzafiato. Vedremo tutto passo dopo passo, dalla creazione dei muri in pietra con il polistirene, al modellaggio della roccia e del terreno, fino ai dettagli più minuti. Prima di partire, non dimenticate di iscrivervi gratuitamente al mio canale e di attivare la campanella per non perdere neanche un mio futuro video. Ma ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci subito nella costruzione. Comincio a costruire il diorama partendo dalla base del castello, sovrapponendo tre pezzi di polistirene spessi 3 cm ciascuno. Questo serve a creare una sorta di rialzo su cui verrà poi posizionato l'edificio, che starà su un promontorio roccioso. Preparo anche la base per una torre ottagonale da costruire accanto all'edificio principale. Per farlo ho disegnato dei modelli che ho stampato e incollato su del cartoncino per usarli come guide nel ritagliare il profilo della torre. Ora passo alla costruzione delle pareti. Inizio tagliando dei fogli di polistirene spessi 1 cm, che userò per realizzare le pareti dell'edificio. Dopo aver tagliato i muri, li metto temporaneamente in posizione per controllare se le dimensioni sono corrette. Inizio ora a lavorare sulle singole pareti. Per prima cosa traccio i fori per inserire queste finestre che ho precedentemente progettato e stampato in 3D. Per ritagliare i fori delle finestre preferisco utilizzare il traforo elettrico. Naturalmente potrei farlo anche con il cutter, ma il traforo rende tutto più veloce e preciso. Ora procedo ad incidere il muro in pietra. Per cominciare traccio le pietre degli archi usando delle sagome di cartoncino che ho precedentemente preparato. A questo punto traccio alcune linee orizzontali per delimitare i corsi delle pietre. Successivamente traccio delle linee verticali per delimitare le singole pietre. Dopo aver disegnato tutte le pietre, faccio un taglio leggero con il cutter lungo le righe e poi passo con una matita per creare lo spazio tra una pietra e l'altra. Infine, per completare il tutto, passo un sassolino di tufo sulla superficie per creare la texture effetto pietra. Ora posso incollare le pareti sulla base. Per farlo utilizzo della colla vinilica e mi aiuto con degli spilli per tenere tutto in posizione. Ora passo all'entrata. Prima di incollare i muri, però, creo un ulteriore rialzo di 3 cm per sollevare ulteriormente l'entrata. Ho deciso di aggiungere una sporgenza lungo il contorno del portone d'ingresso.
Per realizzarla ritaglio una cornice di polistirene utilizzando delle sagome in cartoncino come guida. Ora procedo con la costruzione del portone in legno. Ho disegnato una dima che mi servirà da guida per realizzare il portone. Per creare le doghe verticali, taglio dei listelli di balsa e li lavoro con il taglierino e uno spazzolino di metallo, per conferire loro un aspetto più logoro e invecchiato. Creo anche delle doghe orizzontali utilizzando sempre dei listelli di balsa. Per simulare le rivettature utilizzo dei piombini da pesca che taglio a metà e incollo con della colla cianacrilica. Per simulare la maniglia del batacchio, avvolgo a spirale del filo di rame su un bastoncino di legno, che successivamente taglio per ottenere dei cerchi. Inizio ora a costruire i muri della torre ottagonale. Utilizzo delle dime che ho progettato per tracciare e ritagliare i vari pezzi di polistirene, i quali verranno poi incollati uno sull'altro per formare la torre che si incastra nel muro dell'entrata ed anche nella parte destra dell'edificio principale. Costruisco anche il muro del tetto che si incastrerà nella torre. Per ritagliarlo utilizzo ancora delle dime come guida. Per costruire la parte superiore della torre, ritaglio ancora degli ottagoni e li incollo tra loro per formare l'intera struttura. Cerco di nascondere le giunture utilizzando dello stucco per muri, in modo da ottenere una superficie uniforme.
Costruisco anche le finestre, utilizzando dei listelli di balsa. Per simulare la grata metallica, utilizzo questo nastro adesivo a rete per cartongesso, che offre un effetto simile alla griglia metallica. La parte superiore della torre è realizzata a graticcio. Taglio dei listelli di balsa che incollo per creare la struttura. Inizio ora a costruire il tetto della torre. Dopo aver preso le misure, ho disegnato e stampato delle dime che incollo su del cartoncino per ottenere le sagome che poi incollerò tra loro per realizzare la struttura del tetto. Con lo stesso metodo costruisco anche il tetto principale, incollo prima la base, poi aggiungo le varie falde e infine applico la copertura. Passo ora alla realizzazione delle tegole. Per semplificare il compito, ho disegnato un modello che incollo su del cartoncino e poi ritaglio per ottenere le singole strisce di tegole. Inizio ad incollare le tegole partendo dal basso, sfalzando ogni fila per simulare un tetto con le scandole a punta. Ora posso incollare anche i restanti muri del tetto. Utilizzando dello stucco bianco per muri, cerco di nascondere le giunture agli angoli che si sono create incollando i vari pezzi di polistirene.
Utilizzando questa lastra di Polyplat, inizio a preparare la base su cui poi costruirò la roccia. Traccio la posizione dell'edificio lasciando una sporgenza di 4 cm per lato, eccetto sul lato frontale, dove la sporgenza sarà maggiore per poter costruire la scala che porta all'ingresso del castello. Rifilo dei fogli di polistirene allo spessore di 5 mm per creare i vari strati che incollerò uno sull'altro per realizzare la scalinata frontale. Ho disegnato un progetto della scala da cui ho ricavato un modello che incollo su del cartoncino per creare una sagoma che utilizzerò per tracciare e ritagliare tutti i gradini che compongono la scalinata. Ritaglio un gradino alla volta dalla sagoma, fino ad ottenere tutta la scalinata. Inizio ora a creare la roccia. Utilizzo dei pezzi di polistirene che lavoro con un taglierino per ottenere forme molto frastagliate e irregolari, simili alla forma delle rocce. Faccio degli ulteriori tagli con un coltellino seghettato per eliminare i bordi netti lasciati dal cutter. Procedo incollando i vari pezzi attorno alla base, utilizzando la cola caldo. Per rendere la roccia più irregolare mi aiuto anche con dei pezzi di corteccia. Preparo ora un impasto di cartapesta e gesso, che userò per raccordare tutti i pezzi e modellare definitivamente la roccia. Aggiungo acqua gradualmente fino ad ottenere un impasto piuttosto denso. Per finire e simulare il terreno, aggiungo della sabbia fine mescolata a gesso e alcuni sassolini, concentrandomi soprattutto sulle parti piatte della roccia. Una volta completata la creazione del terreno, ritaglio la parte eccedente della base. Passo ora alla fase di pittura. Inizio come sempre applicando una mano di fondo, utilizzando un colore acrilico mescolato con colla vinilica e acqua. Una volta che la mano di fondo è asciugata per bene, inizio a dare il colore partendo dal muro in pietra.
Utilizzerò varie tonalità di marroni e grigi, creando le sfumature direttamente sul modello, prendendo dalla tavolozza un colore alla volta. Ora procedo a riempire lo spazio tra le pietre del muro, utilizzando questo fugante in polvere per piastrelle. Aggiungo acqua fino ad ottenere un impasto piuttosto denso. Aggiungo un po' di erbetta statica concentrandomi soprattutto alla base del muro e sulle parti piane del terreno. Aggiungo anche un po' di muschio sui tetti. Aggiungo anche questi caminetti sul tetto principale, che ho progettato e poi stampato in 3D. A questo punto inizio ad occuparmi delle finestre. Per simulare le vetrate delle finestre, utilizzo questo foglio di PVC trasparente.
Costruisco anche un albero che posizionerò nei pressi dell'ingresso. Per farlo, arrotolo del filo di ferro che poi rivestirò con il DAS. Se desiderate approfondire questa tecnica, potete guardare il video tutorial dedicato che trovate sul mio canale. Bene, grazie mille per aver seguito il video e spero davvero che vi sia piaciuto, tanto quanto è stato divertente per me realizzarlo. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Il vostro supporto è fondamentale e mi dà la spinta necessaria per continuare a migliorare il mio lavoro. Se volete unirvi alla nostra community Patreon, avrete accesso a tecniche di costruzione esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permette di creare sempre nuovi e interessanti contenuti per tutti voi. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e ci vediamo presto. Ciao!